Delusione a Teramo per il rinvio dei due grandi concerti di Capodanno. Daniele Silvestri sabato ed Elodie ieri, a poche ore dall'evento, hanno annunciato il forfè per problemi di salute. La cantante romana è stata fermata da una sindrome influenzale con tracheite dopo la serata di Palermo e ha tenuto a scusarsi con i fan tramite i social. C'è attesa per la conferma della data del recupero dello spettacolo di Elodie, mentre è stato già riprogrammato quello di Silvestri, che si esibirà in Piazza Martiri nel giorno dell'Epifania. Per quanto riguarda Silvestri c'è il recupero già nella giornata del 6 di gennaio, quindi già riprogrammato. Su quello di Elodie stiamo lavorando perché anche lei purtroppo per motivi di salute non ha potuto confermare il concerto del primo. Oltre c'erano 5.000, insomma, persone che avevano acquistato i biglietti, quindi stiamo valutando in queste ore la possibilità di recuperarlo a settissimo giro. Tutto dipenderà dalle condizioni di salute dell'artista oppure chiaramente anche provare a fare una data in un secondo momento, che può essere anche spostata di un mese, insomma, rispetto alla data odierna. Possiamo dire che il Comune farà di tutto per recuperare il concerto? Sì, no, ma l'idea di tutti è quella. Poi è chiaro che ci devono essere poi anche le condizioni da parte di tutti per poterlo fare, perché comunque sono cose che possono capitare, ma come è accaduto con Silvestri siamo riusciti immediatamente a trovare una soluzione. Anche in questo caso ci stiamo provando, adesso vediamo un attimino quale sarà l'evoluzione della vicenda. Per quanto riguarda il concerto di Elodie, attiva la procedura per l'eventuale rimborso del biglietto. Evento gratuito invece era quello di Daniele Silvestri, per il quale basterà presentarsi in Piazza Martiri prima del raggiungimento del limite di 5.000 posti. È chiaro che relativamente a tutte le possibilità di rimborso, quelle sono sempre valide. Quello che consigliamo è di attendere anche la nuova data, se ci dovesse essere, per inoltrare le richieste, ma insomma queste notizie poi verranno date a strettissimo giro. Sono aperte ancora tutte le piste in questa fase, perché stiamo monitorando anche tutte le varie possibilità. È chiaro che insomma erano, ripeto, 5.000 biglietti venduti, quindi le operazioni, nel caso fosse la data a strettissimo giro, dovranno essere molto rapide, e chiaramente ACS garantisce il massimo, insomma, anche della sollecitudine per evadere tutte le richieste.